Credo proprio che sia meglio chiamare Sam il pompiere. Norman, Mandy, James e Sarah si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune, alla ricerca di insetti alieni. Norman, Mandy, James e Sarah si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune, alla ricerca di insetti alieni. Mi mancano i giorni in cui dovevamo salvare solo gattini sugli alberi. Rotta sulla terra. Non sono sicura di che direzione prendere. Non riesco a capire tutta questa strumentazione. Beh, andiamo di là. Credo proprio che sia da quella parte. Sei tu il capitano? Momento, ricordi la prima regola delle missioni di ricerca: più in alto sali, più lontano puoi vedere. Portaci su, Tom! Li vedo, sono vicini al faro. James è nei guai. Ecco, cerca di aggrapparti, James! Oh, no, non riesco ad arrivarci! Prendi l'argano, Sam! Non c'è tempo! Zio Sam! Ti ho preso, James! Prendo io il comando, Sarah! Voi tre, reggetevi! Portaci su, Tom! Tutto bene, Penny? Tutto sotto controllo, Sam! Riparti, ragazzi, al molo! Delle rape sta ballando la lambada. Oh, quel mostro peloso ha masticato la mia rapa fino a ridurla in poltiglia. Dobbiamo riuscire a fermare Norris prima che mandi all'aria tutta la competizione. Oh no, sta mangiando la mia carota migliore. Oh. Cielo. Norris! Norris! Oh! James è bloccato su una zucca gigante fuori controllo che si è abbattuta sul parco. James è bloccato su una zucca gigante fuori controllo che si è abbattuta sul parco. Vigile del fuoco Phillips, passa a prendere Sam. Ricevuto, signore. Tu porta Norris alla caserma dei pompieri. Io vado a salvare James. Ricevuto, Sam. Ellie, segui quella zucca. James, cercheremo di tirarti via da lì. Adesso devi cercare di trovare un modo per venire verso di me. Non posso, zio Sam. Sono legato alla zucca con un'imbragatura.
non è mai facile a Ponti Pandi. Dobbiamo fare in fretta, Sam. Andiamo verso la scogliera. Oh, ho detto scogliera. Tieni gli occhi fissi su di me, James. Sam, il vento ha fatto chiudere la portiera. Resisti! Dove sta andando? Tranquillo, James. Tornerà. Stiamo precipitando giù dalla scogliera, zio Sam. E anche per sogno, James. Qualcuno ha ordinato un salvataggio? Oh, perché sta andando in retromarcia? Così il vento terrà aperto lo sportello. Oh. Reggiti forte! Eccoci qui, sani e salvi. Oh. Stasera, Penny. Potrebbero essere molto distanti ormai. Proviamo a nord, Ben. Sam deve essere lì. Ricevuto, Penny. Aiuto! 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 Resistete, sto arrivando! Guarda, deve averlo sparato Sam. È arrivato il pompiere Sam! Siamo così felici di vederti, Sam! State tutti quanti bene? Stiamo bene, Sam! Siamo solo un po' bagnati! Perfetto, i soccorsi sono qui! Adesso vi tiriamo fuori dall'acqua! Voi dovreste sapere che non è saggio uscire in barca senza comunicare a nessuno dove state andando. E poi non avevate neanche un salvagente né un razzo di segnalazione. Ci dispiace molto, Sam. Beh, per fortuna Norman e Anna vi stavano cercando o nessuno avrebbe saputo che eravate spariti. Ci dispiace molto che la nostra piccola società abbia causato tanti problemi. Hai sentito che ha detto? L'hanno ammesso chiaramente. Loro sono una società segreta. Vogliono attirare gli uomini della Luna a Ponti Pandi e noi, gli Y-File, abbiamo sventato il loro piano! No, 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 no! Non vogliamo attirare gli uomini della Luna! Sono una società per l'osservazione delle stelle! Oh, capisco! Ma come facevi a saperlo, Anna? Voglio dire, agente Sparks! Sono un'investigatrice degli Y-File, ricordi? In realtà ho solo guardato sul portatile. Ma mi spiegate perché tanta segretezza? Perché abbiamo scoperto una nuova stella e quindi saremo noi a darle un nome. Proprio come pensavo. Ma sfortunatamente, secondo il sito degli osservatori di stelle, l'astro che stavate cercando di osservare è stato scoperto il mese scorso. Oh, che povera me. Bene, un altro caso degli Y-File è stato chiuso. Pompiere Sam, ti andrebbe di unirti alla nostra squadra degli Y-File, eh? No, no, grazie, Norman. Penso che sia molto meglio lasciar fare agli esperti, che ne dici? Fuoco, state attenti al fuoco! Oh, che colpo di scena drammatico, non me l'aspettavo proprio. No, no, questo non è parte dello spettacolo. Ascoltatemi attentamente, dobbiamo immediatamente evacuare l'area. Il centro alpino per le attività di montagna va a fuoco e il mio show è rovinato. Il centro alpino per le attività di montagna va a fuoco e lo show del capitano Steel è rovinato. Tutti indietro! Allontanatevi dalle fiamme! Da quella parte, Gridlington! Non ci arriva, signore! Questa manichetta è troppo corta! Bene, c'è una sola cosa da fare. Dovremmo spegnerlo come ai vecchi tempi! Prendete tutti quanti un secchio! Facciamo una catena umana fino al lago! Cerchiamo un secchio!
Bene, squadra. Dobbiamo assicurarci che l'area sia libera. Ricevuto, Sam. Tom, abbiamo un incendio al centro per le attività di montagna. Ci serve Wallaby 2. Ricevuto, Sam. Era la voce di James. James! Norman! Ho bisogno che rimaniate calmi e che mi seguiate. State più bassi che potete. Va bene, pompiere Sam! Via libera, Sam! Via libera, Sam! La via è libera, Tom! Ricevuto, Sam! Pronti, squadra? Ora, passatevi il secchio proprio come nello spettacolo! Passa, passa, passa! Il secchio quello dopo! Passa, passa, passa! Passalo di là! Su, su, su! Mettici acqua fresca! Tienilo alto, tienilo stretto, non farlo cadere mai! Oh, mio padre ne sarebbe orgoglioso! Fuoco è spento, gente! Quando arriviamo, non prendere una pala battifuoco per finire di nuovo in televisione. Riesco a spostarlo, Penny! Dobbiamo sbrigarci, Sam! Si sta riempiendo in fretta! Che ne dici di Phoenix? Phoenix è potente, ma non riusciremo mai a farlo arrivare in tempo. In effetti, c'è un'altra cosa abbastanza potente per sollevare quel sottomarino. Il mio Submaster 2000. Io credo che potrebbe essere finito in fondo al lago. Santo cielo, santo cielo! Sto per calare l'Argano, Sam! Siamo pronti, Tom! Tranquillo, Norman! Sei al sicuro? Dovremmo portare il tappeto con noi? No, credo che i giorni di gloria di questo tappeto siano finiti. Andiamo, James! Il principe aspetta! Non guardare in basso! Oh no, io sì, no. Lo sappiamo, James. Odi le corde che attraversano le scarpate. Va, ci sei quasi. Preso! Ora manco soltanto io. Guardate e imparate! Vi faccio vedere come si fa! Vai così, Tom!
pecora. Quale pecora? Sta mangiando la fune, a quanto pare. No. Vattene via, pecora! Noi non ti vogliamo qui! Va a mangiare qualcos'altro! Andiamo, Tom! Sei un uomo selvaggio! Mi sono fatto male alla spalla! Non posso arrampicarmi! Credo che sia meglio chiamare Sammy il pompiere. Non riesco a vedere un bel niente. Nemmeno io. Io ci vedo, grazie al mio Viewmaster 2000. E che stanno facendo? Sembra che non siano riusciti a trovare un giocattolo per il principino. Ma Dilys è riuscita a vendere loro un barattolo di sottaceti dal banco delle offerte. Urrà! Oh, Dilys ne sarà felice. Sono giorni e giorni che provo a finirli prima che scadano. Oh, stanno uscendo! Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Ricevuto, signore. Ma signore, se Tom è bloccato su uno sperone, chi farà decollare l'elicottero di salvataggio? Posso farlo decollare io? Oh! Dobbiamo trovarli! Andiamo, Lizzy! Le impronte degli zoccoli vanno da questa parte e dal loro aspetto direi che Mandy e il suo cavallo sono scivolati in questa direzione e poi sono ruzzolati fino a... qui! Eccoli là! Sarà meglio chiamare il pompiere Sam! Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata, dopo il crocevia, sulle colline di Pontypandy. Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata, dopo il crocevia, sulle colline! Sostenta, Penny! Stiamo per arrivare su un terreno instabile! Mandy, sei ferita? Sam è pronto! La barella è pronta! Allora andiamo! Oh, come sta il cavallo? Era molto spaventato, ma l'ho accarezzato e gli ho detto di non preoccuparsi. Oh, ben fatto, Mandy. Oh, il cavallo è tranquillo. Ora, diamogli una controllata. Ok, Mandy. Per portarti in cima e stare tranquilli, dovrai sdraiarti sulla barella. Sdraiati per bene. Ah, il cavallo è a posto. Siamo pronti per l'Argano di Phoenix. No! Il rumore sta spaventando il cavallo! Ferma, Phoenix! Ah, ecco, calmo. Sam, io terrò il cavallo tranquillo mentre tu lo assicuri con le cinghie. Ma fallo lentamente, ok? Ah, bravo così.
Resta calmo e tranquillo. Bene, è in salvo. Grazie, Lizzie. Volta. E quando è stato? 10 anni fa. Frena, frena, frena! È quello che sto facendo! Non credo che arriverò in tempo per il giro in elicottero. Dobbiamo chiamare Sammy il pompiere. Norman e Dilys Price sono bloccati su un albero, dentro il loro veicolo, sulla scarpata, tra i boschi. Oh, santo cielo! E per la nostra ultima attività, un volo su Wallaby 2! Andiamo, Elvis! Avrò bisogno del tuo aiuto per questa missione! Bene, cadetti! Torniamo al centro! Cosa? Non posso proprio crederci! Lo sapevo che Norman ci avrebbe rovinato il giro in elicottero! Tom, quanto manca ancora? Passo! La scarpata è poco più avanti. Passo! L'auto sarà in equilibrio precario. Prima penserò ad assicurarla e dopo potremo tirare fuori Norman e Dilys. Sam, Elvis, pronti per essere calati? L'auto è assicurata! Norman, Dilys, stiamo per venirvi a prendere! Ok, ho bisogno che restiate entrambi immobili mentre noi apriamo le portiere. Sei pronto, Elvis? 1, 2, 3! Adesso noi due ci infileremo nell'abitacolo e vi legheremo a questo organo. Pronti? Ecco fatto. Ora restate fermi. Via libera! Puoi tirarci su! Credo proprio che sia meglio chiamare Sammy il pompiere! Norman, Mandy, James e Sara si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune, alla ricerca di insetti alieni. Norman, Mandy, James e Sara si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune, alla ricerca di insetti alieni. Mi mancano i giorni in cui dovevamo salvare solo gattini sugli alberi. Rotta sulla terra. Non sono sicura di che direzione prendere. Non riesco a capire tutta questa strumentazione. Beh, andiamo di là. Credo proprio che sia da quella parte. Sei tu il capitano?
un momento. Ricordi la prima regola delle missioni di ricerca: più in alto sali, più lontano puoi vedere. Portaci su, Tom! Li vedo! Sono vicini al faro! James è nei guai! Ecco, cerca di aggrapparti, James! No! Non riesco ad arrivarci! È Wallaby 2! Prendi l'argano, Sam! Non c'è tempo! Zio Sam! Ti ho preso, James! Prendo io il comando, Sara! Voi tre, reggetevi! Portaci su, Tom! Tutto bene, Penny? Tutto sotto controllo, Sam! Riparti i ragazzi al molo! Sistemerò la bombola del gas per Ellie! No, lo faccio io! No, lo faccio io! Ma Ellie ha detto di non toccare niente! E da quando in qua obbedisce ai grandi? Ti ho detto di darla a me! James, resta calmo, andrà tutto bene. Continua a reggerti forte con le mani e sposta il piede destro in basso. Ecco fatto, James. Cerca di scendere ancora un altro po' e potrò raggiungerti. Ben fatto, James. Posso prenderti da lì. Ora lascia andare il tronco. Ti ho preso. Stavo cercando di chiamare Sam il pompiere, ma non ho più bisogno ora che ci sei tu. Sarebbe meglio chiamare il pompiere Sam. C'è un incendio nella foresta vicino al mulino. E il vento lo sta facendo propagare in fretta. Andiamo subito, signore. Penny, prendi Jupiter e vediamoci al mulino. Ricevuto, Sam. Questa camicia, lo giuro. Non l'hai mai lavata comunque, Norman. Ecco Sam il pompiere. L'incendio si sta propagando in fretta, Sam. Ellie, pensa ad azionare le manichette di Jupiter. Andiamo, Penny. Spegniamo questo incendio! Non ho proprio idea di come disattivarlo. E ci vorranno ore prima che Tom torni qui con il CD giusto. Stammi a sentire, accolfaglia di circuiti impazziti! Spegniti subito e questo è un ordine! Mi dispiace, Norris. Temo proprio di non poterlo fare. Adesso ti faccio vedere io. No, no, signore, non credo che modalità sia... Modalità festa in piscina attivata! Oh, per tutte le manichette intrecciate! Oh, tropicale! Una battaglia tra maghi ha provocato un incendio tra le montagne e si sta propagando in fretta. Credo che oggi sarà una giornata faticosa. Ecco, ora è spento.
stelline ed erba secca? Non è un bel mix, Norman. Scusa tanto, pompiere Sam. Stavo solo cercando di aggiungere un pizzico di magia. Lo sai che cosa sarebbe davvero magico? Se riuscissi a stare fuori dai pasticci per il resto della giornata. La scena finale sarà priva di pericoli, lo prometto. Bene, lo spero tanto. E ora, la scena madre del volo sul manico di scopa. Ciascuno! No, Norman, quel cavo è davvero troppo in alto. Fa tutto parte dei miei super effetti speciali extra magici. Voglio che questo film diventi virale, hai presente? Voglio così tanti click da rompere la rete internet. L'unica cosa che ti romperai sarà una gamba. Andrà tutto bene, in fondo sono un asso della regia. Oh, non riesco a guardare. Ah, sta volando! Sono rimasto appeso! Chiamate Sammy il pompiere! Oh, vi prego, fatelo smettere! Wally Wizzo, il grande mago, è agganciato a un cavo al di sopra di una cascata. Sta penzolando a testa in giù, appeso per un piede. Avrei dovuto prevederlo, in effetti. È troppa anche per me. Non riesco a guardare. Oh, spero che Sam lo raggiunga presto. Anch'io. Ho quasi finito lo spazio nella memoria. Ti tengo. Oh, stava finalmente per rivelare chi era il ladro. Nessuno guarderà la fine di questo film finché quel gatto non sarà nel suo trasportino. Va bene, lo acchiappo io. Qualunque cosa pur di scoprire chi è il ladro. Sta attento, Norman. Levami quella coda puzzolente dalla faccia. Quel gattaccio mi sta facendo davvero saltare i nervi. Norman, è tutto a posto? Sto bene. Ma ora dov'è finito il gatto? Aspetta, Norman! Non spaventarlo! Non riuscirò mai a prenderlo! Credo che abbiamo problemi più gravi! Ah, chiamo mio padre! È chiusa! Ah, siamo in trappola! Svelte! Vi prego, fate qualcosa! Meglio chiamare Sammy il pompiere! Sam, ho avuto un problemino mentre cercavo di pulire la tua uniforme. Però ho eliminato del tutto la puzza. Grazie, Elvis, ma credo che... C'è un incendio nella casa dei Flood. Mandy, Anna e Norman sono intrappolati all'interno. C'è un incendio nella casa dei Flood. Mandy, Anna e Norman sono intrappolati all'interno. Casa va a fuoco! Ancora! Norman! Mandy! Anna! Ho bisogno che restiate lontani dalla porta principale! Pronta, Penny? Pronta, Sam! State tutti indietro! Datemi la mano! Restate più in basso che potete! Vi guiderò attraverso il fumo fino alla porta d'ingresso. Andate dritti e dirigetevi verso i lampeggianti blu di Jupiter. Sam! Il gatto è ancora dentro casa! Va bene, Norman, lo trovo io!
sono? Chiamo Sam il pompiere! Oh no! Dov'è il telefono? Oh, l'abbiamo sepolto! Non posso uscire di qui! Mi serve un segnale di emergenza! Un razzo! Ah, perfetto! Oh no! Oh no! Ho fatto un sogno davvero terribile! Norman Price lanciava un razzo sulla cesta della biancheria e dava fuoco a tutta la casa! Non era un sogno, vero? Norman Price ha acceso un razzo, provocando un incendio in casa dei Flood. Norman Price ha acceso un razzo, provocando un incendio in casa dei Flood. Elvis, Ellie, voi spegnete le fiamme dall'esterno. Io e Penny salviamo chiunque sia all'interno. Bene, Sam. Ah, la porta è bloccata. State indietro. Bondi! Calmati, Norman. Sono soltanto io. Mi sembrava Mandy. Tu porta Norman e Mike fuori, Penny. Io salgo di sopra. Sdraiati a terra, Mandy, e resta lontana dalla porta. Sto entrando. Ora sei al sicuro, Mandy. Bene, Arnold. Credo che sia arrivato il momento di fare un altro test sul nostro Fire Dog 2000. È una mia impressione o il Fire Dog 2000 sembra un po' arrabbiato? No, non è un'impressione! Santo cielo, santo cielo, santo cielo! Beh, sembra che le strade di Ponte Pandi siano sicure, Sam. Forse riusciremo davvero a festeggiare un mese senza incendi? Non si sa mai, Ellie, ma forse potremmo farlo. Guardate! Fire Dog 2000! Questo sembra un lavoro per il ragazzo atomico! Fa attenzione, James! Oh no! Il sistema di identificazione biometrica ha agganciato un bersaglio con un intento ostile! Eh? Cosa? Vede le persone e gli dà la caccia! Vattene! È l'occasione per l'invisibile Norman Man di salvare la situazione al posto dell'inutile ragazzo atomico! Sta attento, Norman! Non ho bisogno di stare attento, sono invisibile e ciò significa che... Aspetta un momento, mi vedete? Ti vediamo tutti benissimo, Norman! Ma questo significa... Che anche lui può vedermi! Corri, Norman! Santo cielo! Spero che stiano alla larga dai barili di benzina! Oh, meglio chiamare Sam il pompiere! Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco! Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco! Deve essere il Fire Dog 2000! Potrebbe essere un grosso incendio, meglio prendere Jupiter! Penny, avremo bisogno di te! Sto arrivando! Tutti indietro! Mantenete la distanza di sicurezza! Norman!